La scelta di un nome non è mai casuale. Il progetto Cascina contiene nel proprio titolo un doppio significato. Non solo indica il luogo che sarà oggetto degli interventi di rigenerazione urbana. Cascina rappresenta infatti anche un acronimo, che è possibile declinare così: Comunità d'area e servizi di cooperazione intercomunale per un nuovo abitare. Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare ci ha permesso di presentare un progetto in grado di dare una risposta alla criticità dell'emergenza abitativa, mettendola in connessione a un sistema di servizi in grado di incidere sulla qualità dell'abitare. Il nostro comune ha 25 alloggi comunali, molti dei quali fatiscenti, un numero insufficiente rispetto alla domanda. Siamo pertanto obbligati a ricorrere spesso all'albergazione temporanea, una sistemazione inadeguata che priva i nuclei della dignità del quotidiano. Gli interventi, che porteranno allo sviluppo di nuove forme di welfare per l'autonomia abitativa, seguono idealmente e geograficamente il tracciato di una delle principali vie di percorrenza e attraversamento. Stiamo parlando della Tosco-Romagnola, centro lineare del paese. Uno spazio che diventa luogo in cui vivere, abitare, costruire relazioni e accedere ai servizi senza sentirsi emarginati. La nostra proposta progettuale parte da un'idea, dall'idea che anche interventi di emergenza abitativa non possano essere collocati in aree marginali del comune, dei territori. Abbiamo coinvolto 5 comuni oltre a Cascina, che è il sesto, per cui rispetto ai 45.000 abitanti cascinesi la risposta per l'emergenza abitativa andrà a interessare un'area molto più estesa e circa 120.000 residenti. Oltre a Cascina sono coinvolti nel progetto anche i comuni di San Giuliano Terme, Calcinaia, Larie e Casciana Terme, Vico Pisano, Crespina e Lorenzana. Gli interventi in programma sono invece 12 e coinvolgono altrettanti immobili. Gli interventi previsti dal progetto Cascina sono distribuiti su tutto il territorio comunale, dal centro storico, come nel caso di Palazzo Bulleri, che è alle mie spalle, fino all'estremità del comune verso il territorio del comune di Pisa. Tutti gli interventi prevedono un mix funzionale. Questo significa che oltre agli spazi dedicati all'abitare sotto forma di appartamenti, ma anche di forme di coabitazione e di co-housing, coesistono anche spazi che sono dedicati allo studio, che sono dedicati al lavoro, spazi che saranno messi a disposizione delle associazioni che potranno svolgere lì le loro attività o avere la loro sede. Dal caffè letterario agli hostel sociali, dai negozi di vicinato al giardino delle associazioni fino ai servizi, come la lavanderia e il car sharing. Il progetto Cascina è tutto questo, ma anche molto di più. Il progetto Cascina ci ha permesso di riflettere e ripensare i luoghi di vita dei nuclei familiari che vivono sul nostro territorio e anche di ripensare i luoghi di vita della comunità. Gran parte delle proposte di rigenerazione riguardano immobili che sono già adibiti ad emergenza abitativa e nei quali però si registrano situazioni di sovraffollamento o si tratta di immobili che sono caratterizzati da un forte degrado strutturale. Il progetto Cascina può essere definito un progetto quasi a consumo di suolo zero. La maggior parte degli interventi sono previsti su immobili già esistenti e di proprietà comunale. L'unico immobile di nuova costruzione è quello che verrà realizzato nell'area di San Frediano, dove però verrà realizzata una struttura che deriva per la maggior parte dal recupero dei volumi della scuola di Piazza Cacciamano, che verrà demolita in modo tale da dare un'apertura a Piazza Cacciamano. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione di piazze, prevede della riqualificazione di impianti sportivi, la creazione di nuove aree gioco sul territorio. Questo perché siamo fortemente convinti del ruolo cruciale che svolgono per la società i luoghi di aggregazione. Obiettivi questi che saranno raggiunti grazie anche alla collaborazione tra pubblico e privato e attraverso la costituzione di una cooperativa di comunità cui spetterà il compito di gestire i numerosi nuovi servizi. Con questa proposta progettuale vogliamo offrire un'opportunità di inserimento in contesti in grado di sviluppare un'integrazione culturale e sociale, con percorsi di presa in carico volti all'autonomia e all'indipendenza di tutti i soggetti coinvolti. Questo grazie anche alla compartecipazione di un vivace tessuto associativo.